Artemisium Web TV, Antonello Caporale, questa sera presenta Controvento a Santa Agata di Puglia, ma in realtà è un'occasione per parlare di un tema ben più ampio, che è un tema caldo dell'agenda politica locale del nostro paese. L'eolico, non solo l'eolico, perché nel suo libro si parla di molto altro, ma cosa c'entra Sant'Agata all'interno del libro? Quindi come mai proprio il nostro paese? Il vostro paese è destinatario di una... Il vostro territorio è conficcato di pale e quindi, come dire, la più grande, incredibile ricchezza diviene povertà. Come si può affamare un paese? Attraverso la ricchezza. Come i soldi affamano un paese? E anche la metafora, questa vicenda, delle pale eoliche, della ricchezza che si raccoglie, di come i soldi affamino il sud. Ma non c'è il rischio, forse, almeno questo è capitato nella nostra realtà locale, che magari il tema delle poi le energie rinnovabili vengano, appunto, si possano confondere agli occhi della gente che poco si informa come il nemico, come se l'eolico, o, per esempio, noi abbiamo una dibattuta questione su una centrale a biomasse, come se questo fosse il nemico e non fosse magari un processo inizialmente virtuoso. Quando c'è l'aggressione c'è sempre la deviazione. L'energia eolica, quella fotovoltaica, persino in biomassa, sono energie pulite che devono essere sostenute, ma devono essere gestite con prudenza e raccolte dal territorio con estrema moderazione. Qui sì, qui no. È stato fatto un discorso un po' antipatico che si fa sempre in questi casi, che è il discorso di colpe, magari. Ma siamo, cioè, possiamo dare, assumerci sì. Ognuno di noi responsabilità e colpe. Sì. Io sono convinto che la responsabilità sociale sia elevata e anche quella individuale. Troppe volte abbiamo una postura servile, troppe volte ci distraiamo colpevolmente, non vediamo, non capiamo e alla fine, a scempio fatto, ci allarmiamo e col dito indichiamo, è cattivo. E invece dovremmo, diceva Gaber, parlava di Berlusconi, non temo il Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me. Infine un'ultima cosa al volo, ci vogliamo lasciare con una battuta positiva, cioè dove stiamo andando noi del sud con questo tesoro che non sappiamo di avere? No, non lo so dove stiamo andando, noi del sud e questo paese è bellissimo innanzitutto, è una meraviglia, i meridionali sono talentuosi, gente che lavora, a cui piace lavorare e che ha il piacere della vita, e quindi non manca nulla per essere ricchi di mezzi e di possibilità, di opzione. Ci sono i talenti, c'è un territorio meraviglioso, ce la possiamo fare. Grazie mille. Grazie.